Sconto maggiorato sull'occupazione del suolo pubblico per i bar che non hanno slot machine. E orari diversi, anche se per ora è solamente un'ipotesi, per gli esercizi che invece hanno installato i videopoker. Ieri sera il Consiglio Comunale di Como, nel corso della discussione su regole e tariffe, ha approvato un emendamento presentato da Alessandro Rapinese, adesso Como, che porta il bonus sull'occupazione del suolo pubblico per i bar senza slot dall'1% al 2,5%. Un segnale di attenzione alle ludopatie che raccogliamo con piacere, dice l'assessore al bilancio del Comune di Como, Paolo Frisoni. Altri sconti sono poi previsti per i bar che offrono wifi libero e la possibilità di utilizzare il bagno senza consumazione. In ogni caso, lo sconto sull'occupazione del suolo pubblico non può superare il 5%. Quindi, alla luce dell'incremento del bonus per l'assenza di videopoker, dovranno essere rimodulate altre voci e in questo senso dovrebbe essere discusso lunedì prossimo un emendamento presentato dalla maggioranza. A breve, però, il Comune di Como potrebbe introdurre nuove regole proprio per i bar che hanno i videopoker. Il Consiglio Comunale ha approvato tempo fa un ordine del giorno che sensibilizza sul tema delle ludopatie, continua Frisoni. Le licenze per questo tipo di attività vengono rilasciate direttamente dalla Questura, quindi noi non abbiamo voce in capitolo. In molti comuni, però, le amministrazioni sono intervenute sugli orari di apertura creando finestre protette, ad esempio all'uscita di scuola, per tutelare i ragazzi. Un'ordinanza sugli orari non può essere firmata perché verrebbe subito impugnata. Possiamo invece intervenire, conclude l'assessore Frisoni, con un indirizzo del Consiglio Comunale, che potrà rimodulare gli orari degli esercizi commerciali e abbiamo intenzione di intraprendere questa strada. Questo è molto importante. È chiaro che non potremo essere in ogni angolo, per cui si conta.